Sindaco, allora sport, calcio, Napoli, Stadio San Paolo sempre più vuoto. Perché si è aperto un dibattito perlomeno sulle pagine sia sportive che di cronaca. Lei cosa lo sapete? Sapete il mio pensiero? Innanzitutto consentitemi, perché non l'ho ancora fatto, di esprimere soddisfazione per l'incontro dell'altra volta al Comune, che ha portato finalmente alla convenzione quella passata e a mettere in campo le condizioni perché nei prossimi giorni si possa approvare la delibera di giunta e andare quindi in consiglio comunale per la nuova convenzione. Questa è una bella notizia, c'è stato un lavoro molto serio di tutti, siamo soddisfatti. Io sono un amante dello stadio, quindi io penso che il calcio muore progressivamente se la gente si allontana dagli stati. Gli stati chiaramente devono essere sicuri, devono essere migliori ed è per questo che siamo impegnati anche con fondi pubblici a ristrutturarlo. Ci deve stare più sicurezza dentro e fuori gli stadi, meno razzismo e discriminazione, anzi basta razzismo e basta discriminazione, ma l'idea che il calcio possa essere sostituito da una scheda con cui ti vedi le partite in televisione è in qualche modo una sconfitta. Credo che le emozioni che si vivono allo stadio non si vivono davanti a una televisione, quindi mi farebbe sempre di più piacere che non si vada a uno stadio di 10, 20, 25 mila o 30 mila posti, sono per uno stadio che possa nuovamente ospitare decine e decine di migliaia di persone a Napoli come in altre parti d'Europa e del mondo. Questo è il mio pensiero da tifoso, chiaramente.